Monza è il circuito a più basso carico aerodinamico dell'intera stagione e quindi l'assetto della monoposto diventa determinante per la prestazione e per recuperare parte del grip che non viene segnato dalla deportanza. Sulla nostra Ferrari oggi parliamo di sospensioni, soprattutto di quella posteriore che ha uno schema di tipo pull rod, ammortizzatori rotanti molto compatti, stretti sul cambio per favorire l'aerodinamica. Al loro interno abbiamo un pacco lamellare immerso all'interno di un fluido, condizione che permette a Vettel e Raikkonen di ottenere delle regolazioni di fino per migliorare la trazione. Cambia tutto all'avantreno. Una sospensione a tre elementi, con quelli inferiori che sono a emulsione olio-gas. La vera rivoluzione arriva dalle barre antirollio. Le sollecitazioni in curva che causano coricamento laterale della cassa veicolo vengono controllate e ridotte collegando le barre. La sospensione sposta il carico di lavoro sulla torsione degli elementi, aumentando la rigidità e riducendo il coricamento laterale della cassa veicolo. La monoposto meno influenzata dai trasferimenti di carico diventa più precisa, guidabile e meno sensibile al deterioramento delle coperture anteriori. Anche se ridotto il carico aerodinamico a Monza è determinante per la prestazione e le sessioni in galleria del vento che sono state fatte dalla Ferrari hanno permesso di ribaltare completamente l'assetto aerodinamico della SF71H. Si cerca meno carico aerodinamico dal muso, dall'alettone posteriore, questo per ridurre la resistenza all'avanzamento, massimizzare le velocità oltre 350 km/h, ma al contempo diventa fondamentale sfruttare il fondo della monoposto per ottenere carico aerodinamico. Il passo più lungo della SF71H ha permesso di aumentare la distanza tra i due assi per ottimizzare le pressioni di spinta ridistribuendo il carico. Questo ha permesso di aumentare la superficie del fondo in lunghezza. Grazie a deflettori ed estrattori, l'aria viene convogliata sotto al telaio, garantendo un livello di depressione con spinta superiore alla tonnellata. Un valore straordinario che potenzia il campo di depressione sotto l'alettone, garantendo più carico direttamente sulle ruote posteriori, una condizione tecnica che è esclusiva per la Ferrari e assicura a Vettel e Raikkonen grande trazione in uscita dalle curve.